Radio Radicale con Francesco D'Amato per parlare di Marco Pannella. In occasione del compleanno di Pannella, molti esponenti del mondo politico, istituzionale hanno proposto che venisse nominato senatore a vita. E proprio di questo, in un articolo su formiche.net, si è occupato Francesco D'Amato, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni particolari. Allora, che cosa ha scritto in questo articolo e che tipo di valutazioni ha fatto su questo ritardo che a molti pare sorprendente della nomina di Pannella come senatore a vita? Io ho aspettato fino a mezzanotte del giorno dell'86° compleanno perché mi aspettavo l'annuncio del Quirinale della nomina a senatore a vita. Quando è passata la mezzanotte mi sono deciso a scrivere il pezzo. Trovo veramente sorprendente che un presidente della Repubblica, cattolico, non abbia sentito il bisogno, nelle condizioni fisiche in cui si trova Pannella, di usare il potere che ha ancora, perché c'è una casella mancante dei cinque senatori a vita di nomina presidenziale, per dare il laticlavio a Marco Pannella, dal quale si può avere dissentito su tante cose, ma la cui passione civile è stata riconosciuta da tutti, persino dai papi. Persino dai papi. Ricordiamo che nell'86 fu ricevuto da Giovanni Paolo II e della telefonata di Papa Francesco, ma proprio su questo, che valutazione possiamo fare sul fatto che Pannella possa essere nominato senatore a vita? Adesso quanti senatori a vita ci sono e che valutazione possiamo fare sul numero dei senatori a vita? Ci sono adesso in carica, sono quattro i senatori a vita di nomina presidenziale. Poi ci sono i senatori di diritto a vita che sono gli ex presidenti della Repubblica. Quindi Mattarella ha a disposizione un seggio. Se la riforma costituzionale passerà l'esame del referendum d'autunno, nel nuovo Senato i senatori a vita esistenti rimarranno a vita. I nuovi senatori a vita di nomina presidenziale dureranno quanto il mandato del Presidente della Repubblica che ti ha nominati, cioè 7 anni. Questa era l'ultima occasione che Mattarella aveva per dare un riconoscimento, chiamiamolo pure simbolico, perché all'età in cui è arrivato Marco, non credo che fosse stato frenato, sia stato frenato Mattarella dalla preoccupazione di caricare il bilancio di chissà quale onere. Preoccupazione che non ha avuto Napolitano, per esempio, nominando senatrice a vita una persona che ha una cinquantina d'anni e che se campa quanto la Montalcini pagheremo come senatrice a vita per mezzo secolo. Ma questa è un'occasione. Io non riesco a capire per quale motivo Sergio Mattarella non l'abbia colta. Mi spiace veramente. Poi non è anche una questione di, diciamo, di quote, di numero di senatori, perché c'è stato anche qualche presidente della Repubblica che è andato oltre. Pertini rivendicò il diritto di nominare cinque senatori a vita a prescindere da quelli che erano già in carica. Ci fu una procedura tutta strana, lui fece chiedere un giudizio preventivo al Senato. La giunta delle elezioni del Senato si espresse a favore, una cosa inusuale perché non esiste un giudizio preventivo. E lui ne nominò tanti da superare il numero di 5, divennero 7 i senatori a vita di nomina presidenziale durante il settennato di Pertini. Poi i successori corressero il tiro, evitarono alla morte di uno di questi, evitarono di sostituirlo con un altro e sono tornati ad essere 5. Adesso sono 4 però, quindi è libera una casella. Un'ultima considerazione. Questo che cosa significa? Che oggi Marco Pannella è ancora temuto politicamente? Ci si aspettava già dai tempi di Napolitano una sua nomina a senatore a vita che non è arrivata. Nemo profetae patriae. Ti dico la verità, mi sorprese anche Napolitano. Però Napolitano capisco che potesse essere trattenuto dal fatto di essere un laico e quindi forse aveva timore di
non dico di offendere, ma di sorprendere, diciamo così, l'ambiente cattolico. Mattarella è un cattolico, da lui non me l'aspettavo, francamente. Poi c'è anche il precedente di Scalfaro, sì. Tra l'altro Pannella sostenne Scalfaro, esatto. Da cattolico. Sì, sì, no, questa mancanza da parte di Mattarella mi ha veramente sorpreso. Bene, la ringrazio molto, la ringrazio per l'articolo, ringrazio Francesco D'Amato, col quale abbiamo parlato di Marco Pannella e la sua mancata nomina a senatore a vita.